Finalmente sta muta, ragazza. Non dice nulla. Cambia espressione. Dimmi che espressione fare, io provo a farla. Hai cambiato espressione? Stempo ho detto che ci sto provando. A fare il sexy? Sì. Sto pensando all'espressione che preferire. Triste. Disperato. Devastato. Come è devastato? Devastato, cioè stanco, morto, deluso, disilluso. Ma che cazzo ti vengono fuori certi termini? impacciato. Un'espressione impacciata. Tipo la ICM? Però le devi fare, fai sempre la stessa. È impacciato, cioè, sono anche un'espressione impacciata, tipo così? Non so, che altre espressioni sono. Dimmi un'altra espressione. Incazzato l'hai già fatto? Sì. Innamorato? Non c'è, infatti. Cioè, tu fammi espressione. Quindi adesso comincio a parlare. Dopo mezz'ora di silenzio. Allora, oggi posso raccontare la nostra giornata? Ci dai la racconto. Siamo andati a riuscire a ballare, stamattina abbiamo fatto le 6 quasi, 5 e mezza, siamo andati a letto. Ma io dovevo svegliarsi alle 6. Secondo voi la sveglia l'ha sentita? No, poi stavo pure poco bene. Non è vero, quando, cioè quando deve tenere una scusa per giustificarsi, lui dice sto poco bene. Dai. Quindi adesso comincio a parlare. Dopo mezz'ora di silenzio. Allora, oggi posso raccontare la nostra giornata? Ci dai la racconto. Siamo andati a riuscire a ballare, stamattina abbiamo fatto le 6 quasi, 5 e mezza, siamo andati a letto. Ma io dovevo svegliarsi alle 6. Secondo voi la sveglia l'ha sentita? No, poi stavo pure poco bene. Non è vero, quando, cioè quando deve tenere una scusa per giustificarsi, lui dice sto poco bene. Dai.
Ah, ragazzi, c'è arrivata la centrifuga. È già detto, mi sa, però. Già utilizzata. Ma dopo ci hanno regalato la centrifuga con le arance, il Nesquik, i biscotti, le macine. Dai, rispondiamo un po'. Mi vuoi dire come ha fatto Mario? Che ti, sì, che ti è uscito il sangue dal naso? Naso? Adesso glielo spieghi. No, no. Fuori la verità. No, no. Nulla, incidenti di percorso. Non è la verità. Sì, è verità. Sì, è stato un incidente di percorso. Sì, ma loro vogliono sapere. E poi esci da una cucina. Vabbè, io pensavo che gli avevo spaccato il naso da rumore. No? Cioè, eravamo lì lì pronti per andare a fare una trasfusione, vi dico altro. Ma sì, poco dolore, dai. No, non è stato doloroso. A parte che già avevo il nasone prima, adesso me lo vedo ancora più grosso. Vabbè. Beh, stavo aspettando di finire la puntata. Ma rispogli un po' a lui. Sembra così. Guardate Mario. Oddio. Cosa dico? Mi saluto, lo voglio salutare. Non lo voglio salutare, ragazzi, voglio raccontare qualcosa, qualcosa. Posso partire con un racconto di miei? Vabbè, vi saluto, no, non è che è stronzo, ragazze, è che non potremo mai salutare. Sarà già preferito. No, aspetta, aspetta, un attimo, ragazzi, arrivo. Guardate Mario adesso, quando leggi le risposte. Questa è una delle strategie che consiste nel farsi fotografare tutti nudi. Sono moglie. Ok. Tutti nudi nella posizione di un pollo congelato. Ok. Non ho capito che domanda gli ha fatto. È utile internet. Vabbè, no, non sono domande. Come si chiama questa moda? Pensi come siamo ridotti al paese tuo, è giusto come l'hai detto, ma da noi è very good chicken, very good chicken, very good chicken, very good chicken, yes, very good chicken, no, very cold chicken, very cold chicken, yes, yes, oh, dai, è bello, è che hai anche girata, oh, frozen, no, choc, choc. Choc. Davvero? Ma con l'acca è Mario? No, con l'acca è cuc. Di che pianeta sei? Choc, rosen, choc, rosen, choc. O choc, o choc, choc. Ma choc, rosen, choc. Cosa è choc? Choc, choc. Hai venuto una pelle nuova. Hai choc. Mangio bello, una sacchiera di caffè. La J, la J. La J. Ma un lombrato da te? Da noi, perché piove sempre da voi, da noi no. Okay, qua. Questa è una J, J. J. Come si chiama questa moda? Very cold chicken, frozen chuck o just like a duck? Frozen chuck. Esatto! Allora, raccontaci la tua esperienza davanti un altro. Diciamo che sono stato abbastanza sfigato, perché se c'è una cosa che non conosco molto, forse lì avrebbe indovinato Mario,
è il calcio e ho sbagliato le domande. Che domanda hai sbagliato? Mi hanno chiesto il colore della maglia del Chelsea, mi sembra, e le risposte erano rosso, blu. E tu hai detto rosso? Io ho detto rosso. Pirla. È blu? Sì. E quindi a casa, tipo una domanda a casa. Ne hanno fatte due, mi sembra. Fine esperienza. Che puoi dire? Sai perché ero andato? Perché praticamente c'è questa ragazza di Verona che allora, non so se lo faccio ancora, organizzava appunto i provini per andare a fare avanti un altro. E poi tu dai, vai, prova! E io sono andato. Ho perso. Esatto, tipo 45 ore di attesa per poi rimanere dentro 30 secondi e fare una figura di merda. Cosa avresti fatto, come lo disse, avresti se avessi vinto? Mi sarei pagato un po' di debiti. Sei stanco, Claudio? Sì, si vede. Sì che sono veramente stanco. Comunque, niente, stasera stiamo decidendo quello che fare. Il calcio vado alla Barbie. Saluta. La felicità mi fa male. Rosso. Certo, sa, queste mica sono pentole qualsiasi, sono le rivoluzionarie. Qualsiasi sono le rivoluzionarie.